ferro da smaltire è un problema? Mettiti comodo, da oggi ci pensiamo noi. Ditta Zabatta, recupero e smaltimento gratuito di materiale ferroso su tutta l'isola d'Ischia. Professionalità e velocità, i nostri marchi di fabbrica. Mettici alla prova, contattaci al numero 334 50 50 742. Non toccare ferro, ci pensa Zabatta. Da oggi la burocrazia non è più un problema. La professionalità e la preparazione dell'avvocato Salvatore Serpico e del suo staff saranno a disposizione dei cittadini. Con il patronato ENAC si assicura assistenza per pensioni, infortuni sul lavoro con INPS e INAIL, invalidità civile, accompagnamento, 104, versamento contributi e molto altro ancora. Il CAF UCI si prende cura della dichiarazione dei redditi, del modello 730 e unico, della dichiarazione ISEE necessaria per accedere ai bonus statali, ma anche di NASPI, redditi e pensioni di cittadinanza. Tutti i servizi in un unico ufficio, insieme all'assistenza legale nonché medico-legale. Siamo a Forio, in via Giovanni Mazzella 50 e a Casa Micciola, in piazza Bagni. Liberati delle tue pratiche. Affidati a noi. Il risultato è garantito. Per la tua impresa, fibra UFVA di Ischia Wi-Fi e a canone zero per i primi sei mesi. Vai su ischiawifi.com. L'impianto elettrico è finito, accendo tutto. Questo è il campanello del videocitofono nuovo, giusto? Vado dentro ad aprire. No, puoi rispondere anche dal telefono se vuoi. Sono io, il videocitofono è a posto. Provi a aprire il cancello automatico, grazie. Ok, grazie. Un lavoro veramente eccezionale. Eccolo qua. È l'importo giusto questo, vero? Ma no, questa è la cifra completa. Lei deve pagare la metà. La metà? E l'altra metà, mi scusi, chi la paga? Tranquillo, ci pensiamo noi. È proprio così. Grazie al bonus previsto dal decreto Cura Italia, otterrai uno sconto diretto del 50% su tutti gli impianti della tua casa. Chiama subito la ditta Nipio allo 081 99 7320. Tu paghi la metà, al resto pensiamo noi. Vuoi davvero far conoscere e promuovere al meglio la tua azienda? Allora, dedicaci un solo minuto del tuo tempo e ascoltaci. Con il network di Nuvola TV, la tua pubblicità sarà presente sul web, sui social network e anche sul digitale terrestre. Contattaci per una consulenza gratuita e studiare la soluzione migliore per te e la tua attività. Un mondo di servizi al tuo servizio e potrai sfruttare anche il credito d'imposta. Affidati a Nuvola TV, il primo network dell'isola d'Ischia. L'offerta più completa che c'è. Provare per credere. Scarica l'app di Nuvola TV. Resta sempre aggiornato con le ultime edizioni video, le news e le dirette live. Resta collegato con la TV dell'isola d'Ischia. Buonasera e bentrovati al TG News di Nuvola TV. In apertura, purtroppo, una spiacevole notizia che riguarda un uomo di 74 anni, originario della terraferma ma ormai stabilmente residente ad Ischia, che è stato vittima di un malore fulminante a bordo del traghetto Medmar in partenza alle 8:10 da Ischia e diretto a Pozzuoli. Il traghetto era in navigazione, l'uomo era seduto sulla sua poltrona quando i viaggiatori hanno notato qualcosa di sospetto e, avvicinandosi, hanno scoperto la tragedia. Allertato l'equipaggio, a bordo c'era anche un medico che però, purtroppo, ha potuto solo accertarne il decesso. Giunto a Pozzuoli il traghetto e sbarcati i passeggeri, si è dovuto attendere il tempo necessario per gli adempimenti del caso per poter far poi ripartire il mezzo. L'autopsia potrà chiarire con certezza la causa del decesso.
Passiamo ora al turismo e alla promozione della nostra isola, dove nel corso della conferenza stampa di Ischitiamo, il format che parlerà di Ischia su Rai Italia, è intervenuto anche l'assessore regionale al turismo Felice Casucci. L'assessore ha rimarcato l'impegno che la regione intende garantire per il rilancio del turismo dell'isola d'Ischia, auspicando al tempo stesso unione di intenti da parte di un territorio, come Ischia, che ha un ruolo centrale nel turismo della Campania. Sentiamo le parole di Casucci, che ha annunciato l'imminente approvazione di una delibera di giunta che riguarda proprio la programmazione turistica regionale per aree territoriali omogenee. Vediamo. Assessore, continua quella che è una campagna di promozione per l'isola di Ischia. Come la Regione Campania scende in campo anche la RAI, un'unione di intenti, l'obiettivo è unico, far crescere il territorio. Sì, grande iniziativa della RAI, apprezzabilissima, dobbiamo realizzare degli obiettivi che sono degli obiettivi anche di chiarezza linguistica, perché dobbiamo parlare con il mercato dei tour operator, delle agenzie di viaggio, dobbiamo dire alle tour operator, alle agenzie di viaggio che cosa in questo momento è Ischia, che soprattutto è un'isola sicura, che vi è un monitoraggio dei flussi in funzione delle esigenze e delle opportunità che offre il territorio, dobbiamo incrementare la sistematicità dell'offerta turistica di Ischia attraverso il coinvolgimento di tutti i sindaci di Ischia, e oggi ci sono tutti i sindaci di Ischia per parlare in RAI di questo argomento. Questo spirito è la vera novità, è la vera bellezza, la vera novità, e questo spirito dovrebbe essere mantenuto anche nel dialogo con la Regione Campania, che è aperto ovviamente a questa unitarietà e l'accoglie questa unitarietà anche in linea con la propria programmazione, che spinge i comuni a saper andare in delibera in giunta. Proprio in giunta una delibera che parla proprio di questo, che spinge i comuni a riunirsi in sintonia con la legge regionale 18-2014 per ragionare in termini sovracomunali. Ischia può diventare veramente il paradigma di questa delibera e di quell'idea che è già nata nel 2021 di lavorare sulla programmazione strategica regionale di tipo turistico in maniera un po' più estesa rispetto il singolo campanile, e quindi quel campanilismo che nasce da quel campanile. Bisogna ragionare su aree territoriali omogenee, e Ischia sicuramente lo è, bisogna ragionare su tematicità dell'offerta turistica omogenee, e sicuramente Ischia ne ha, dall'enogastronomia, i sentieri, il naturalismo, il mare anche di valore, il mare con potenzialità anche in una prospettiva di tutela internazionale, mondiale, UNESCO. Oggi proprio mi è arrivata una richiesta di tutela UNESCO che riguarda una parte importante di Ischia, che è Sorgeto. Cioè, vi è evidentemente ad Ischia, vi è quella possibilità di realizzare quel turismo campano così rilevante dal punto di vista internazionale che lo rende unico al mondo, e Ischia sicuramente è il piccolo modello a cui riferirsi, piccolo perché è piccola l'isola, ma è un grande modello ovviamente in termini mercantili, che ci consentirà di ragionare sulla ripresa, sulla resilienza e sulla ripresa, in questo caso anche resilienza, ripresa del turismo internazionale e soprattutto del turismo di grandi numeri e di qualità dei grandi numeri, di ragionare come un punto di riferimento. Ischia può diventarlo quest'anno ma anche negli anni a venire. Andiamo ora a Roma con un'intervista esclusiva di Nuvola TV al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Meloni, l'onorevole Matilde Siracusano. Diversi i temi affrontati, dal ponte sullo stretto all'alta velocità al capitolo Ischia. Il servizio è del nostro inviato Luca Antonio Pepe. Sottosegretario Siracusano, mi diceva nella chiacchierata che effettuavamo prima che il ponte di Messina ha messo il turbo, sembra che si sta andando avanti. Sì, abbiamo iniziato oggi in commissione riunita ambiente e trasporti della Camera, l'incardinamento, la discussione generale. È già stata una discussione molto molto appassionata, perché naturalmente purtroppo ancora oggi continua a essere un'opera divisiva. C'è stato sul ponte un grande pregiudizio ideologico che in passato ha viziato e compromesso sia il dibattito che la realizzazione. È stato un grande diritto negato al Sud, e oggi grazie a una volontà forte del Governo e del Ministro Salvini finalmente diamo il via ad un'opera che non soltanto determinerà uno sviluppo
sviluppo straordinario, con ricadute economiche straordinarie sul territorio della Sicilia e della Calabria, ma sarà veramente lo slancio, cioè l'infrastruttura motore per un cambiamento, quindi per superare finalmente i divari tra il nord e il sud. Ecco, il PNRR, che lei sicuramente sta seguendo da vicino, reca l'obiettivo di portare al Mezzogiorno diverse infrastrutture. E lo scorso governo si parlava di una quota percentuale superiore al 50%. Qual è lo stato dell'arte? Sì, naturalmente bisogna fare uno sforzo straordinario per mettere a terra tutti i progetti. Sappiamo che molte aree del nostro paese, molti comuni soffrono di un deficit di capacità amministrativa, ma era un problema, che un allarme che risuonava già da tempo, quindi che vi fossero delle criticità in riferimento alla capacità di mettere a terra i progetti era già nota. C'è uno sforzo massimo del governo in questa direzione, proprio per evitare di perdere queste risorse che sono preziose. Da donna del meridione le dico, sono veramente preziosissime, appunto per superare tutti quei divari che ancora non rendono l'Italia un paese a due velocità. E poi c'è il tema dell'alta velocità, appunto, la Napoli-Bari, e poi il tema infrastrutturale, la Salerno-Reggio Calabria. Qual è lo stato dell'arte? C'è un massimo impegno per portare avanti e completare tutte queste opere che sono davvero fondamentali per realizzare lo sviluppo del nostro paese. Anche riferimento all'alta velocità, sempre per ricollegarmi al ponte, una delle grandi contestazioni dell'opposizione è quella che oggi sembra una cattedrale nel deserto, perché appunto mancano tutte queste infrastrutture di collegamento, le infrastrutture principali, che sono le ferrovie, che sono le autostrade. Naturalmente un'opera come questa sicuramente rappresenta un motore, un'accelerazione per la realizzazione di tutte queste altre opere che purtroppo nelle nostre regioni sono fatiscenti. Ultima domanda, sindaci dell'isola di Ischia a seguito dell'ultima alluvione plaudono agli interventi del governo, chiedono insomma un ulteriore impegno, perché comunque quanto accaduto non ha ancora finito di dispiegare gli effetti. In tal senso, qual è l'impegno del governo? Come ha detto bene, il governo per l'isola di Ischia è stato tempestivo nelle risposte, perché il decreto Ischia ha messo in campo tante risorse per aiutare appunto gli abitanti dell'isola. Naturalmente lo sforzo sarà continuo e l'impegno anche per il futuro, per reperire tutte le risorse necessarie per aiutare per aiutare i cittadini di Ischia, assolutamente. Grande festa oggi alla Casa del Sole per il primo anno del Centro di Salute Mentale con gli allievi del Mennella. Esattamente un anno fa si tagliava il nastro per l'inaugurazione della Casa del Sole a Barano d'Ischia, la residenza di riabilitazione psichiatrica destinata all'assistenza e alla riabilitazione dei pazienti dell'Unità Operativa di Salute Mentale di Ischia e Procida dell'ASL Napoli 2 Nord, diretta dal professor Pasquale Arcamone. In occasione del compimento del primo anno sono state organizzate delle attività di terapia occupazionale dai ragazzi dell'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'Istituto Mennella. Vediamo il servizio. La cooperativa che gestisce il servizio della SIR Casa del Sole si chiama Cooperativa Insieme Si Può, insieme alla cooperativa Fleming. Sono due cooperative non ischitane, ma che comunque hanno abbracciato insomma la buona causa sulla nostra isola. E siamo una struttura con 10 utenti al momento, anzi il numero fissato è 10, quindi siamo al completo. E chi altro poter aggiungere? Io mi occupo della parte insomma, diciamo, colloqui psicologici, colloqui di sostegno all'utenza, insieme all'altra collega, io sono Rimedio Martina, l'altra collega è Scannabieco Rosa. Poi ci sono due tecniche della riabilitazione psichiatrica, sono due dottoresse, Anna Verde e Chiara Porcello. E insieme a loro ci occupiamo un po' della parte, loro in modo particolare, della parte riabilitativa, quindi si occupano un po' di diciamo, aiutare l'utente a recuperare la loro autonomia a partire dalla cura personale, dall'igiene del sé, e poi insomma di fare attività proprio riabilitative, manuali, che possano insomma un po' fare da recupero di tutte le loro funzioni, sia motorie che psichiche. Poi insomma dal punto di vista cognitivo vengono effettuate insomma anche di attività di riabilitative in questo senso, e non so che altro poter dire. C'è lo psichiatra, il dottor Coppola Carmine, che insomma si occupa di gestire tutto il servizio, di tenere insomma sotto controllo sempre la terapia farmacologica per l'utenza. E poi c'è l'infermiera
che si occupa insomma della gestione terapie quotidiana e tutto quello che riguarda la somministrazione e analisi eccetera. Il rapporto fra i pazienti vedo che è un po' come una famiglia. Sì, l'idea è proprio quella di creare uno spazio simile alla famiglia, ma in realtà si crea in maniera molto naturale perché gli utenti diventano un, diciamo, ecco, amici facilmente tra loro e c'è un, si instaura una buona relazione. Diciamo, ecco, anche le attività che vengono svolte all'interno della, della nostra sede aiutano e favoriscono la, l'unità tra loro. E poi c'è chi appunto è più estroverso e si lancia in, in chiacchierate con chiunque, chi magari è più chiuso, ma viene comunque coinvolto. Siamo qui con l'Istituto Mennella, che organizzerà delle attività, ha organizzato per oggi delle attività con i pazienti. Allora sì, l'Istituto Cristoforo Mennella è oggi presente qui rappresentato dall'indirizzo, quello che noi chiamiamo sociosanitario, in realtà l'indirizzo si chiama Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale. Le allieve, perché sono quasi tutte ragazze, saranno impegnate in attività di decoupage e in attività relative in effetti alla, alla terapia occupazionale, quindi attraverso una, uno strumento che sia il decoupage, come dicevo prima, ma la pasta di sale. Un po' coinvolgeranno i pazienti del centro diurno del Dipartimento di Salute Mentale in quelle che sono un po' le attività che già a scuola loro sperimentano attraverso il loro piano di studi. Siamo presenti la pratica della teoria studiata, quindi entra comunque in un progetto di pratica, certo. Rientra e... sì, rientra qui certo in una collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale che è una collaborazione di PCTO, ex alternanza scuola lavoro. Infatti la classe presente è la classe terza, che ha avviato quest'anno in seguito alle ore di formazione per la sicurezza ha avviato l'alternanza. In realtà non si chiama più alternanza ma PCTO. Casamicciola che è Ischia, il ciclo di manifestazioni organizzate presso la Sala Sandro Pertini alle antiche terme comunali dal giornalista Giuseppe Mazzella con il sostegno della Proloco Isola Verde si è concluso lo scorso sabato 1 aprile con la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Luongo, Elena Cubellis e Ilia Delizia dal titolo Casamicciola, un laboratorio per la difesa dei terremoti, edito da Bibliopolis. Il gruppo di ricerca ha pubblicato una memoria scientifica densa, ricca e rigorosa e ne ha fatto un nucleo di una proposta di sviluppo territoriale sicuro e sostenibile. Gli autori parlano di Casamicciola come laboratorio per la difesa dei terremoti e avanzano una proposta concreta. Si candidi Casamicciola al laboratorio mondiale di ricerca avanzata in campo vulcanologico e sismologico con la creazione di un centro di ricerca internazionale e si crei un parco naturalistico delle acque e della memoria. Vediamo il servizio. Il lungo ciclo di manifestazioni incluse nel cartellone Casamicciola che è Ischia, iniziato lo scorso mese di marzo, organizzata presso la Sala Sandro Pertini alle antiche terme comunali di Ischia, dal giornalista Giuseppe Mazzella con il sostegno della Proloco Isola Verde, si è concluso lo scorso sabato 1 aprile. A chiudere il fitto programma di convegni, tavole rotonde e mostre incentrate sulle recenti tragedie che hanno coinvolto Casamicciola e tutta l'isola di Ischia negli ultimi anni, la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Luongo, Elena Cubellis e Ilia Delizia, dal titolo Casamicciola, un laboratorio per la difesa dei terremoti, edito da Bibliopolis, introdotto dal giornalista e direttore de Il Continente Giuseppe Mazzella. Casamicciola è un caso unico per lo studio e la ricerca della scienza della terra o geologia, ma anche per la scienza politica, per la scienza del paesaggio o architettura, per le scienze giuridiche, economiche e commerciali, perché queste scienze debbono fondersi come cultura senza aggettivi qualificativi ed evitare che questa cittadina e questa cittadinanza faccia l'eutanasia di se stessa, afferma il giornalista che ha da sempre a cuore le sorti del comune di Casamicciola. Il grande merito storico del professor Giuseppe Luongo, che ha studiato per oltre 40 anni l'isola d'Ischia sotto terra e sopra la terra,
è di aver chiamato tutte le scienze ed i migliori scienziati a trovare una soluzione ragionata e ragionevole per Casamicciola, che è Ischia, la quale è un unicum per legge geografica, come diceva il professor Edoardo Malagoli. Sono particolarmente fiero di aver seguito come giornalista locale e regionale per oltre 40 anni le ricerche, le iniziative e i libri del professor Luongo e della sua fedele allieva Elena Cubellis e della professoressa architetto Ilia Delizia e credo, testimone e relatore di due eventi di presentazione, che l'opera di Ilia, Ischia l'identità negata del 1987 e la monografia sul terremoto del 1883 nel 1999 siano due testi perenni per la conoscenza approfondita della nostra isola, che fu il luogo più amato fra tutti i luoghi del pianeta per la sua missione di Alfred Rittmann. La conclusione del libro è quanto mai eloquente. Quanto accaduto ha dimostrato che la condizione del territorio è ad un livello di instabilità tale che non può essere mitigato se non con un intervento profondo finalizzato al risanamento idrogeologico dell'isola da parte di tecnici esperti capaci di realizzare l'obiettivo in breve tempo rispondendo alle esigenze di una maggiore sicurezza del territorio e della valorizzazione delle risorse ambientali per l'isola. Per aprirla così a un turismo rispettoso del verde, colore simbolo dell'isola. Ci troviamo ad oggi alla terza ricostruzione per Casamicciola, ma questa volta per i cambiamenti climatici, la transizione ecologica, il parco scientifico nell'area epicentrale ed il parco pubblico del Monte Epomeo per l'isola Green, questo quanto è emerso a conclusione del lungo focus. La Pasqua che stiamo per vivere sarà contrassegnata dalla solidarietà. Due importanti aiuti economici sono arrivati dalla terraferma per aiutare le famiglie vittime della frana avvenuta il 26 novembre del 2023. L'associazione Catena Alimentare Nunzia Mattera ha già dipartito e tradotto in card da consegnare alle famiglie sfollate gli aiuti provenienti dai fondi raccolti in occasione della cena di beneficenza svoltasi a Napoli lo scorso mese di febbraio, che ammontano a circa 29.000 euro, e dall'ASPAL, l'associazione sportiva campana, che è riuscita a raccogliere e consegnare in beneficenza 2.000 euro. Ci spiega tutto nel dettaglio il presidente Francesco Di Noto Morgera alla Catena Alimentare. Allora, noi abbiamo le card che saranno distribuite alle famiglie perché abbiamo fatto la richiesta di questa cifra, l'abbiamo richiesta in card appunto per distribuirla alle famiglie. Ovviamente adesso stiamo vagliando tutte le varie richieste che ci arrivano e poi valuteremo richiesta per richiesta e distribuiremo queste cose. Noi iniziamo da lunedì, poi ci saranno altre distribuzioni in seguito perché sicuramente arriveranno altre richieste. Quindi una cifra considerevole, sembra considerevole, sì, ma considerata la quantità delle famiglie. Anche perché noi abbiamo stimato più o meno dall'elenco che abbiamo le 170-175 famiglie che sono state evacuate dopo l'alluvione, quindi abbiamo stimato che più o meno valutando la cifra e dividendo per queste famiglie, ovviamente non è che sia poi tanto, però messi insieme ad altre donazioni che stanno arrivando. Ecco, parliamo un po' di tutte queste altre donazioni che stanno arrivando. Allora, oltre a questa qua che è importante, abbiamo altre donazioni pure dalle scuole, da questa nuova associazione che è venuta oggi, che ci è venuta a trovare da Napoli. E come si chiama l'associazione? Aspal, che questa mattina. Sì, sono arrivati questa mattina e quindi abbiamo questi incontri, anche perché loro vogliono passare per i luoghi dove si è verificata l'alluvione, anche per rendersi conto dal vivo di quello che realmente è accaduto. Anche se adesso è molto cambiato rispetto al 26 novembre. Quindi Michelangelo Di Maio, questa mattina abbiamo questa importante associazione che è venuta qui ad Ischia per sostenere il banco della catena alimentare. Sì, questa è l'associazione che raggruppa la maggior parte delle società di atletica leggera della Campania e
Io ho avuto il piacere e l'onore di coordinare, diciamo, l'incontro con la catena alimentare, e ora oggi sono venuti in rappresentanza 7 presidenti, e quindi do la parola a uno di loro che spiega meglio la storia dell'ASPAL e le iniziative che portano avanti. Buongiorno a tutti voi. Mi dispiace che il Presidente non si è sentito tanto bene, purtroppo abbiamo fatto un viaggio per venire da Napoli. C'era un po' di mare agitato. C'era un po' di mare agitato, quindi ci prende un po' tutti quanti col fiatone. Però non potevamo mancare questa mattina qua per questa nostra, diciamo, opportunità per farci sentire vicino a tutto quello che è successo qui nella zona di Casamicciola, perché l'ASPAL, giustamente come diceva il Presidente, nasce proprio solo per fare questo. Noi siamo ASPAL, l'Associazione Sportivi Presidenti di Atletica Leggera. Stamattina c'è un gruppo di presidenti che fa parte di tutto il direttivo dell'ASPAL, e ci fa proprio piacere stare qua, perché l'abbiamo sentita, l'abbiamo vissuta come una cosa nostra, e quindi ci è venuta questa idea di partecipare a questa. In che modo, in che consiste la partecipazione? Consiste che abbiamo fatto una raccolta fondi praticamente per tutta tutto il gruppo ASPAL, con gli altri presidenti che ci stanno vicini. Abbiamo fatto una raccolta fondi, vogliamo farvi questo qua, che una raccolta fondi di 5.000 euro, che lo potete vedere qua. Il Presidente forse si sta riprendendo. Diciamo che è poco, potevamo fare di più, di solito si può sempre fare di più, però abbiamo anche altre iniziative in corso, e quindi nel nostro piccolo, un aiutino di tutti noi, tante piccole realtà, tanti piccoli aiuti fanno grande. E prima di salutarci, vediamo che tempo farà domani con le previsioni meteo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì la circolazione fredda e instabile che interessava le regioni del sud si muoverà lentamente verso la Grecia, favorendo quindi un miglioramento, anche se le correnti d'aria artica continueranno ad affluire verso il nostro paese, mantenendo le temperature al di sotto delle medie. Osservando lo zoom della nuvolosità, avremo ancora qualche residuo addensamento sul basso versante adriatico, soprattutto con la possibilità anche per qualche pioggia. Infatti dallo zoom delle precipitazioni notiamo ancora qualche disturbo sulla Puglia, a tratti anche sulla Calabria, ma per il resto la situazione andrà migliorando. Infatti, osservando quindi il tempo che ci aspetta nel corso della giornata di giovedì, avremo un contesto stabile e assolato al centro-nord, miglioramento sulle regioni meridionali con giusto qualche piovasco sul comparto pugliese, a tratti sul messinese, con qualche fiocco di neve sulla dorsale calabrese a partire dagli 800-1000 metri. Clima ventoso e temperature sempre piuttosto rigide per questo periodo, specie nei valori diurni ma anche notturni sull'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Bene, per questa sera è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alla solita ora col TG News di Nuvola TV. Vi auguriamo una buona serata da Elena Mazzella e Adriano Di Maio alla regia.